Da 2 giorni è partito in Abruzzo lo screening di massa con l'esecuzione di test rapidi sierologici nelle farmacie. A Teramo pochissime quelle già operative. La difficoltà è nella logistica dei locali. Per legge bisogna avere a disposizione un doppio ingresso per la popolazione che si sottopone al test. La farmacia teramana, che sin dal primo giorno ha effettuato i sierologici in città, è quella della dottoressa Daniela Donofrio, a Piano della Lenta. Quasi 100 gli esami già eseguiti e tantissime le prenotazioni. Ci siamo organizzati organizzando appunto una struttura a parte, con un'entrata a parte, questo per evitare eventuali contagi con gli altri utenti. Abbiamo quindi fatto un servizio di prenotazioni in modo tale che ogni utente ha un servizio ogni 10 minuti, questo sempre per evitare il sovrapporsi della clientela, e ci è sembrato un servizio importante da fare per la nostra popolazione e ci permette di fare uno screening iniziale molto importante. Quanti test avete fatto fino adesso? Allora, nella prima giornata ne abbiamo fatti più di 50 e appunto abbiamo una forte prenotazione, una forte richiesta di questo servizio. Il test rapido è praticamente indolore. Dopo soli 10 minuti l'utente ha una risposta certificata che il farmacista trasmette all'ASL di appartenenza. Quanto dura fare un test? Il test è semplicissimo, viene effettuato mediante pungidito, un esame simile a quello della glicemia per capirci. Viene raccolta una piccola gocciolina di sangue e nel giro di 10 minuti si ha l'esito del sierologico. Viene immediatamente consegnato il referto al paziente con allegato una piccola leggenda mediante la quale il paziente può capire qual è la sua situazione, perché c'è molta confusione anche sull'argomento, quindi noi, per lasciare sempre il cliente con le idee chiare, alleghiamo al referto una piccola leggenda per farlo sentire al 100% sicuro della sua situazione. Cosa accertate con questo test? Con questo test noi andiamo a rilevare la presenza di anticorpi, cioè noi riusciamo a dire se questa persona è entrata in contatto o meno con il virus. Qualora l'esito dovesse essere negativo, il paziente ha 3 scenari possibili, quindi o non è entrato a contatto con il virus, o questo contatto è stato troppo recente e quindi il suo corpo non è ancora riuscito a produrre gli anticorpi, oppure il livello di anticorpi da lui prodotti sono talmente bassi che il test non li rileva. In questo caso il paziente può andare a casa e continuare la sua vita di prima. Qualora invece dovesse essere positivo o alle IgM o alle IgG, deve comunque avvertire il suo medico di famiglia e deve effettuare un tampone per avere proprio una certezza assoluta della sua situazione.